Allora, voglio fare ancora questo breve video che riguarda gli apostati secondo il concetto che hanno i testimoni di Geova riguardo agli apostati. Come ho già spiegato in un mio precedente video, secondo i testimoni di Geova, gli apostati sarebbero coloro che rifiutano la parte visibile della loro organizzazione. Questo è quanto dice la torre di guardia del 15 febbraio 2004, dove il sottotema, guardatevi dall'inganno degli apostati, dice testualmente che Satana si serve degli apostati e gli apostati sono coloro che, anche se credono in Dio in pratica e credono nella Bibbia, rifiutano la parte visibile della loro organizzazione. Cosa devono fare i testimoni di Geova con gli apostati? Come si devono comportare? Ecco, la società Torre di Guardia, pagina 17, sempre di questo stesso articolo, Torre di Guardia 15 febbraio 2004, dice: li evitiamo, rigettando i loro ragionamenti, sia che li presentino di persona, in forma stampata o su internet. Perché i testimoni di Geova fanno questo? È sempre per il fatto dell'organizzazione, perché loro dicono amano l'organizzazione. Quindi i testimoni di Geova, vedete, non amano Gesù Cristo, però amano l'organizzazione. E perché appunto loro non vogliono abbandonare l'organizzazione. Quindi loro sono fedeli a un'organizzazione e quindi evitano gli apostati che, secondo il corpo direttivo e secondo, diciamo, quello che credono i testimoni di Geova, o meglio dire quello che loro sono indotti a credere, loro in pratica pensano che gli apostati siano coloro che rigettano l'organizzazione della Torre di Guardia. E a questo proposito, vi voglio fare tra l'altro adesso vedere questo articolo, ve ne ho già parlato, ma vi mostrerò anche qualcos'altro di nuovo. Questa torre di guardia del mese di novembre 2019, qui vediamo un articolo di studio che questa settimana sarà studiato in tutte le congregazioni in tutto il mondo. Proprio questa settimana, quindi i testimoni di Geova studieranno proprio questo articolo che parla ancora una volta degli apostati. Vedete, articolo di studio che va dal 13 al 19 gennaio 2020. Stiamo tenendo in buono stato il grande scudo della fede, pagina 14 di questa rivista Torre di Guardia. Vedete, articolo di studio numero 46. Stiamo tenendo in buono stato il grande scudo della fede, pagina 15, Torre di Guardia per lo studio 2019, pagina 15. Nel paragrafo 8 troviamo questa domanda: come dovremmo reagire alle bugie? Lo rileggo questo paragrafo, comunque l'ho già trattato in un mio precedente video. Allora, Satana, il padre della menzogna, usa coloro che sono sotto il suo controllo per diffondere bugie riguardo a Geova e ai fratelli. Per esempio, gli apostati divulgano menzogne e informazioni distorte riguardo all'organizzazione di Geova su siti internet, attraverso la TV e altri mezzi di informazione. Tali bugie sono tra le frecce infuocate di Satana. Come dovremmo reagire se qualcuno usasse queste bugie per lanciare accuse contro di noi? Dovremmo rifiutarci di ascoltare. Perché? Perché abbiamo fede in Geova e fiducia nei fratelli. Siamo decisi a evitare qualsiasi contatto con gli apostati. Non vogliamo permettere a niente e nessuno di trascinarci in una discussione con loro, neanche per curiosità. Quindi questo io già ve l'avevo letto, non c'è bisogno qui di commenti. Vedete l'odio che ha l'organizzazione verso e nei confronti dei cosiddetti apostati. Che chi sono gli apostati? L'abbiamo visto prima nell'altro articolo. Sono coloro in pratica che rifiutano la loro organizzazione. E secondo il corpo direttivo, quindi, gli apostati sono bugiardi e sono usati da Satana.
Ma adesso vi mostrerò qualcos'altro. Sempre in questo stesso articolo, novembre 2019, alla pagina 17, troviamo questa figura. Guardate bene questa figura. Allora, questo articolo parla del grande scudo della fede. Allora, nella figura vediamo che qui il genitore di questa famiglia spegne la TV e ora vedremo perché ha spento la TV e subito dopo si mette a fare, diciamo, una specie di studio a tutti i familiari. Ora vedremo il motivo. L'articolo, come vi dicevo, qui a pagina 18 troviamo un'altra figura, un'altra illustrazione, tratta appunto lo scudo della fede. A cosa serve lo scudo della fede secondo ciò che dice o ciò che insegna il corpo direttivo? Serve per praticamente proteggersi dall'ansia ingiustificata, vedete, dalle bugie, dallo scoraggiamento e dal materialismo. Ecco, questo articolo quindi tratta questi quattro aspetti. Quindi la Bibbia parla di uno scudo della fede e secondo l'organizzazione questo scudo quindi serve per proteggersi dall'ansia. Sapete perché l'ansia? Leggasi depressione. Proprio perché c'è appunto questo problema nelle congregazioni geoviste della Torre di Guardia. Ci sono molti, ma molti testimoni di Geova che sono depressi e quindi soffrono di ansia. Prendono psicofarmaci proprio perché soffrono di ansia. Allora loro appunto trattano questa informazione affinché loro si possano come fare per proteggersi dall'ansia ingiustificata, insomma. E come fare? Vedete, qui c'è l'illustrazione, ecco come possono fare per in pratica curare la loro depressione. Vedete? Una sorella mantiene una salda presa sul suo scudo della fede, leggendo la Bibbia ogni giorno, ok, questo io sono d'accordo, la Bibbia è la parola di Dio, ma non chiaramente la traduzione del Nuovo Mondo, perché quella è stata tutta completamente manipolata. Poi partecipando regolarmente alle adunanze, figuratevi se partecipare alle adunanze dei testimoni di Geova possa aiutare una persona depressa. Ho i miei seri dubbi che possa farlo. E poi impegnandosi nel ministero, cioè praticamente andando a predicare porta a porta. Questo è, secondo i testimoni di Geova, il modo come superare l'ansia e come anche proteggersi dalle bugie. L'abbiamo visto quali sono le bugie. Quale bugie temono i testimoni di Geova? Ecco qui, le bugie degli apostati. Cioè, secondo loro, quelli che non riconoscono la loro organizzazione sono apostati, spacciano queste bugie e quindi loro si devono proteggere da queste bugie. E poi c'è lo scoraggiamento, che è chiaro, se fai una vita sempre di adunanze, di servizio, e quindi ad un certo punto i testimoni di Geova si sentono depressi e scoraggiati. E poi c'è, bisogna anche proteggersi dal materialismo, e su questo sono d'accordo, perché chiaramente il materialismo ci allontana da Cristo, però i testimoni di Geova hanno un concetto un po' diverso di Cristo, l'ho già trattato tante volte, loro non riconoscono Gesù Cristo essere Dio, infatti loro predicano un altro Gesù ben diverso da quello che predicavano i primi cristiani. Ma ritornando a questo argomento che stiamo qui trattando, in pratica quindi i testimoni di Geova si devono proteggere dalle bugie, leggasi bugie degli apostati in pratica, e chiaramente anche dalla depressione. Come fanno a proteggersi? Ecco che qui entra in gioco, nella pagina 19 sempre di questo articolo, entra in gioco un riquadro che ora leggeremo e vi rifaccio vedere l'immagine di prima, dove si vede appunto questo genitore, questo padre che spegne la televisione e che poi si mette a studiare le loro riviste, insomma, con la sua famiglia. Perché questo padre ha spento la televisione? Adesso lo comprenderete leggendo qui il trafiletto. Descrizione dell'immagine, pagina 17. Vedete? Qui ci descrive l'immagine che troviamo appunto a pagina 17. Questa è la pagina 17, vedete? Questa immagine ce la descrive la società Torre di Guardia. Pagina 17. Quando viene trasmesso un programma che parla di apostati,
e delle bugie che diffondono sui testimoni di Geova, una famiglia decide di spegnere subito la TV. In seguito, durante l'adorazione in famiglia, il padre usa un brano della Bibbia per rafforzare la fede dei suoi familiari. Quindi vedete, questo è quello che devono fare in pratica i testimoni di Geova. Appena loro vedono qualche cosa trasmessa anche in televisione che sta parlando subito di apostati, allora loro devono subito spegnere la TV e poi si devono mettere a studiare. Loro dicono la Bibbia, ma loro, voi sapete, non studiano la Bibbia, loro studiano questa rivista qua, Torre di Guardia, vedete? Ve l'ho già fatto vedere anche in un altro video. Fanno la domanda, loro si fanno la domanda, vedete, paragrafo 8, come dovremmo reagire alle bugie degli apostati, insomma, e si danno loro stessi la risposta. Come dire, loro se la cantano e loro stessi se la suonano. E vedete, questo è il loro modo di studiare la Bibbia, un modo distorto. Quindi loro non è che studiano la Bibbia, studiano la rivista Torre di Guardia. Va bene, volevo solo mostrarvi quindi questo articolo. Questo è l'articolo appunto che studieranno questa settimana in tutto il mondo i testimoni di Geova. E quindi, come potete ben vedere, chi è intelligente comprenderà che in pratica ai testimoni di Geova nelle loro sale del regno gli viene fatto un continuo lavaggio del cervello. Ecco, questo loro. Gli viene fatto proprio questo lavaggio del cervello, talmente che loro, quando poi vedono qualcuno che gli vuole mostrare qualche inganno o che so, gli vuole far vedere alcune cose che i capi tengono nascosti, come per esempio i casi di pedofilia, le immagini subliminali nelle loro pubblicazioni, il fatto che Russell aveva legami con la massoneria, insomma, quando voi, oppure che la loro Bibbia, la loro cosiddetta Bibbia è una traduzione che è stata manipolata, dove le scritture sono cambiate su molti punti, ecco, quando qualcuno di voi vuole far vedere a un testimone di Geova queste cose, ecco la loro reazione, loro devono subito spegnere la TV, oppure, come scrivono qui a pagina 16, siamo decisi a evitare qualsiasi contatto con gli apostati. Non vogliamo permettere a niente e nessuno di trascinarci in una discussione con loro, neanche per curiosità. Ecco, questo è il loro modo, purtroppo, il loro modo di vedere le cose. Che Dio li possa illuminare, questo solo posso dire. Che Dio li possa liberare da queste catene, perché questa che loro hanno è una vera e propria catena mentale. Sono schiavi di un'organizzazione. E mi dispiace tanto perché io sono stato un testimone di Geova per quasi 40 anni e quindi prego il Signore Gesù Cristo che possa liberare da queste catene tanti, ma tanti testimoni, perché ci sono in mezzo alla loro organizzazione, ci sono anche tante brave persone che quello che lo fanno con sincerità. E io spero proprio, prego il Signore che li possa liberare da questa prigionia, da questa schiavitù, perché loro sono veramente schiavi di un'organizzazione. Dio vi possa benedire.